Amici sportivi del Mala, appassionati e amanti del Giro d'Italia, siamo ormai giunti alla conclusione, purtroppo, di questi 3.446 km e mezzo. Mancano soltanto 17 km e 400 metri che oggi i corridori, uno a uno, hanno dovuto percorrere intorno alle vie di Verona, perché appunto oggi il Giro concludeva la sua edizione 2022 con la cronometro individuale, con l'arrivo nell'iconica Arena di Verona, che è davvero una grande cornice di chiusura per tutta la carovana del Giro d'Italia. 17 km e 400 metri a livello planimetrico, forse insidiosi. Sì, c'era questo GPM di quarta categoria, ovvero di Torricella Massimiliana, ma che poi non ha neanche così influito tantissimo il risultato finale, perché ragazzi, oggi ha vinto il campione italiano delle prove contro il tempo e diciamo che era anche abbastanza preventivabile questa vittoria da parte di Matteo Sobrero della Bike Exchange, perché davvero ha rifilato dei distacchi abissali a tutti quanti. Soltanto Aresman è, diciamo, transitato meno di 30 secondi rispetto a Sobrero sul traguardo, per la precisione 23, e Mathieu van der Poel, che anche oggi ha fatto una prova sensazionale terminando in terza posizione con 40 secondi di ritardo su Sobrero. Però capite bene che già il terzo accusa 40 secondi di svantaggio su appunto il nostro portacolori, campione italiano delle prove contro il tempo della Bike Exchange. Quindi insomma, una vittoria da parte di Matteo Sobrero che forse anche gli è andata bene che Simon Yates abbia avuto la crisi sul blockhouse e si sia anche in un secondo momento ritirato, perché così non ha dovuto spendere energie supplementari, quindi in questa terza settimana di corsa si è potuto riposare tra virgolette per concentrare tutte le sue energie in questa ultima prova contro il tempo di questo Giro d'Italia 2022. Un Matteo Sobrero che fino al primo intermedio, quando c'era il miglior tempo, aveva già un vantaggio di più di 40 secondi su appunto che aveva stampato il miglior tempo sul GPM di Torricella Massimiliana, e poi sul traguardo in quel momento aveva un vantaggio di 1 minuto e 17 su Mauro Schmid della Quickstep Alpha Vinyl. E quindi ragazzi, c'è una vittoria sentenziale da parte di Matteo Sobrero, che davvero si è concentrato bene, è andato alla grande, ha fatto una media di 46.6 di media per completare questi 17 km e 400 metri. Quindi insomma, davvero grande prestazione del nostro campione italiano delle prove contro il tempo. Bene o male poi il discorso per questa frazione va un pochino a scemarsi, nel senso che le varie classifiche erano abbastanza decise già dalla partenza di stamattina, quindi insomma aveva davvero poco da dire questa ultima tappa finale di Verona con la crono individuale finale di questo Giro 105. Diciamo che era soltanto una tappa a pro di passerella finale per tutti i corridori che ce l'hanno fatta a completare questi 3.446 km e mezzo di questa edizione 2022 del Giro d'Italia. E allora non mi resta altro che andare un pochino ad analizzare quanto è successo e fare un mega riassuntone con le classifiche di questo Giro 2022, con l'ordine di arrivo appunto della top 10 della crono di oggi, con Sobrero che appunto vince in 22 minuti e 24, Aresman secondo a 23 secondi, Van der Poel terzo a 40 secondi, Bauke Mollema molto bravo a 1 minuto e 08 conclude in quarta posizione, quindi conclude bene il corridore della Trek Segafredo, Ben Tullet quinto a 1.12, Mauro Schmidt sesto a 1.17, Magnus Cornelissen, che in un certo momento era stato anche leader provvisorio di questa crono, conclude settimo a 1 minuto e 18, Tobias Foss, forse mi aspettavo qualcosina di meglio da parte del norvegese della Jumbo Visma, a 1.19, Michael Eburn nono a 1 minuto e 24. Diciamo che Eburn aveva stabilito il primo crono importante di questa prova contro il tempo finale del giro, e poi a chiudere la top 10 un Richard Carapaz che
ha cercato in tutti i modi di recuperare questi 85 secondi di ritardo su Jay Hindley, ma in realtà ne ha guadagnati soltanto 7, perché alla fine Jay Hindley ha concluso in 15ª posizione a 1 minuto e 31 dal vincitore, quindi insomma poche speranze, Carapaz, davvero di recuperare questo 1 minuto e 25 nei confronti dell'australiano, che quindi lo possiamo dire questa volta con ufficialità ha vinto il Giro d'Italia 2022, Jay Hindley dall'Australia della Bora Hansgrohe. Senza dubbio Jay Hindley si è riscattato dopo lo sfortunatissimo 2020, dove ha dovuto cedere lo scettro della maglia rosa e del trofeo senza fine nell'ultima frazione ai danni di Tao Gegenhardt, mentre oggi finalmente può gustarsi la maglia rosa in maniera definitiva, può sollevare al cielo senza problemi, perché nessuno glielo può togliere il trofeo senza fine all'interno dell'Arena di Verona. E quindi questa è la classifica finale definitiva della maglia rosa, con Hindley che quindi vince questo giro, Carapaz secondo a 1:18, terzo Mikel Landa a 3 minuti e 24, un podio tutto sommato direi molto corretto, nel senso che Hindley ha il fatto che aveva la squadra migliore, a Torino ha applicato la tattica migliore, ha sconvolto i piani di tutti, ieri sulla marmolada ha dato spettacolo insieme a Kenna, quindi devo dire la verità, Hindley quest'anno forse è stato il corridore davvero migliore, quindi si merita davvero questa vittoria il corridore australiano della Bora Hansgrohe. Per Carapaz il campione olimpico insomma è un po' una sconfitta, devo dire la verità, ieri davvero non me l'aspettavo un Carapaz così sofferente e che insomma voleva sì attaccare sul passo Fedaia, solo che appunto si è ritrovato non in condizioni. Ieri negli ultimi 3 chilometri davvero è risultato determinante la crisi di Carapaz per il risultato finale di questo giro 2022. Un Lande invece che termina quindi al terzo posto, ok è a podio, però insomma non può secondo me essere soddisfatto, perché potevamo aspettarci qualcosina in più da parte dello spagnolo della Bahrain Victorious, che ha giocato molto bene di squadra, devo dire la verità, anche la Bahrain aveva davvero un ottimo team, tra l'altro sono stati i migliori nella classifica speciale riservata ai team, ha avuto finalmente un giro senza problemi, senza cadute, senza ritiri finalmente dopo un'eternità, però da Landa mi aspettavo qualcosa di più, devo essere onesto. Nibali quarto a 9:02, difende con i denti la sua quarta posizione da Peyo Bilbao, un Nibali che quindi conclude la carriera al Giro d'Italia con un quarto posto regale, perché se lo merita davvero questo quarto posto Vincenzo, che ci ha fatto davvero sognare in questi anni con i suoi 4 grandi giri vinti in carriera, 2 Giri d'Italia, un Tour de France, una Vuelta, quindi insomma un Nibali che anche quest'anno ci ha fatto emozionare tantissimo, nella tappa di Torino ha anche tentato di andare a vincere la frazione, poi vabbè non ci è riuscito, ma comunque ci ha fatto emozionare lo stesso, però insomma un Nibali che ci mancherà tantissimo, ora non sappiamo poi cosa farà in futuro lo squalo dello stretto, che tra l'altro sul palco delle premiazioni è stato premiato con il trofeo Bonaccossa, che insomma questo trofeo è riservato a chi compie un'impresa degna di nota nel Giro d'Italia corrente, diciamo che in questo caso trasando un pochino il significato, nel senso che è un po' un premio alla carriera tra virgolette per lo squalo dello stretto, ma devo dire la verità Nibali si merita questo perché davvero ha segnato un'epoca d'oro per il nostro ciclismo e si merita davvero tutti i nostri applausi, tutti i nostri ringraziamenti per lo squalo dello stretto. Più Bilbao quindi conclude in quinta posizione, Jan Hirt conclude in sesta 9:28, Emmanuel Buchmann settimo 13:19, ottimo Domenico Pozzuivo ottavo a 17:29, un buonissimo piazzamento in top 10 per il corridore lucano dell'Intermarché, se non era per quella caduta nella frazione di Cogne secondo me potevamo vedere un Pozzuivo in top 5. A coprire la top 10 Hugh Carty Education a 17:29
minuti e 54 e Juan Pedro Lopez decimo a 18 minuti e 40, poco fuori dalla top 10 invece Alejandro Valverde a 23 minuti e 24. L'ultimo grande giro, le batito della Movistar, lo conclude appunto appena fuori dalla top 10, ma anche in questo caso Valverde dovrebbe essere celebrato alla grande, perché appunto ha 40 anni, ancora ridosso della top 10 in un grande giro. Lasciamo stare il distacco che ha sul primo, però insomma l'embatido è davvero un gran corridore, tutti ce lo ricorderemo come Vincenzo Nibali. E quindi un po' questo è il commento per quanto concerne la classifica generale della maglia rosa, però le altre classifiche comunque ve le vado comunque a dire. La classifica della maglia azzurra, che contraddistingue la classifica degli scalatori, viene vinta da Kuhn Boumann della Jumbo Visma con 294 punti. E poi abbiamo 4 italiani di seguito con Ciccone, Covi, Rosa e Formolo dalla seconda alla quinta posizione compresa. Però insomma un Kuhn Boumann che ha approfittato di diverse frazioni in cui è andato in fuga e ha raccolto tantissimi punti, e quindi giustamente Kuhn Boumann viene premiato come miglior scalatore nella classifica della maglia azzurra in questo giro 20-22. Per quanto concerne invece la classifica dei giovani contraddistinti dalla maglia bianca, a vincerla è uno straordinario Juan Pedro Lopez della Trek Segafredo, che ha tenuto per 9-10 giorni circa la maglia rosa dalla quarta frazione fino insomma alla frazione di Torino, con 5 minuti e 43 su Buitrago e Pavel Sivakov terzo a 23 minuti e 3 secondi, Aresman quarto 23 minuti e 51 e poi il quinto Luca Coviglia più di un'ora di ritardo nei confronti di Juan Pedro Lopez. Chiudiamo le classifiche con la classifica della maglia ciclamino, che rappresenta la classifica a punti vinta dal francese Arnaud Demar della Groupama FDJ con 254 punti, secondo Fernando Gaviria 136, terzo Mark Cavendish a 132, Van Der Poel quarto a 105, Alberto Denese quinto a 95. Una classifica a punti dominata ancora una volta da Arnaud Demar dopo quella del 2020, dove praticamente tutte le volate le aveva vinte lui. In questo caso tranne una, che aveva vinta la prima, quella di Balaton Fured, l'aveva vinta tra l'altro Cannonball, Mark Cavendish della Quickstep Alpha Vinyl, ma il resto delle volate è stata ampiamente dominata dal corridore della Groupama FDJ, eccetto un'altra frazione, ovvero quella vinta da Alberto Dainese in quel di Reggio Emilia. Ultima cosa da dire prima di chiudere davvero con il Giro d'Italia di quest'anno: il premio come super combattivo di questo Giro d'Italia è andato giustamente a Mathieu Van Der Poel della Alpes in Phoenix, perché oltre ad aver vinto la prima tappa di Visegrad è andato un bordello di volte in fuga, ha creato spettacolo ieri tra l'altro sul passo Fedaia, ha pure impennato e ha fatto divertire alla grande i tifosi appunto sul passo Fedaia. Oggi tra l'altro è terminato terzo, come vi ho raccontato in precedenza, quindi davvero un premio meritatissimo da parte di Mathieu Van Der Poel come super combattivo di questo Giro d'Italia 2022. Un Giro d'Italia che quindi si chiude qui con la vittoria dell'australiano Jay Hindley della Bonasgrohe. Devo dire la verità, sinceramente in questa terza settimana di corsa mi aspettavo più spettacolo, bene o male tutte le volte la fuga di giornata era andata in porto fino al traguardo, eccetto ovviamente la tappa di oggi. Diciamo che mi aspettavo qualche battaglia in più per gli uomini in classifica nel conquistare la vittoria di tappa, quindi insomma ripeto 3 km true su 3.446.5 hanno deciso la classifica generale, cioè obiettivamente sono un pochini, devo dire la verità, quindi su questo dato bisogna davvero riflettere su come davvero avanzare nel tempo con il mondo del ciclismo, perché insomma secondo me è una roba, non dico inaccettabile, però 3 km su 3.446.5 che decidono la generale e la vittoria di un grande giro non è un dato incoraggiante, devo essere onesto. Però comunque in generale è un giro che mi è abbastanza piaciuto, però comunque sono contento che abbiamo aggiunto un'altra nazione all'albo d'oro del Giro d'Italia, ovvero l'Australia,
che mai aveva vinto il Giro d'Italia, aveva indossato un po' di tempo fa Cadel Evans una maglia rosa. Invece oggi Indri ha scritto la pagina di storia del proprio paese, facendo inserire l'Australia nell'albo d'oro del Giro d'Italia, appunto come paese vincitore di un'edizione della Corsa Rosa. E quindi, ragazzi, termino qui ufficialmente il mio quinto racconto su YouTube del Giro d'Italia. Spero che vi siate divertiti e che vi abbia fatto molto piacere che il Mala vi abbia raccontato tutte le 21 frazioni di questo Giro d'Italia. Non mi resta altro che darvi appuntamento al prossimo grande appuntamento di ciclismo, Tour de France, perché per il momento con il mondo del ciclismo è tutto. Vado un secondo a fare un recap per le prossime settimane con gli altri sport, e quindi rimanete sintonizzati qui su canale YouTube del Mala. Complimenti ancora a Jay Hindley per la sua vittoria al Giro d'Italia.